Sono 26 lavoratori in nero irregolari scoperti dai finanzieri del Comando Provinciale di Enna nell'ambito di un mirato piano di interventi rivolto ad arginare il fenomeno del sommerso dal lavoro e dello sfruttamento della manodopera. Le attività ispettive hanno visto coinvolti tutti i reparti del corpo della provincia ed hanno interessato imprese operanti in diversi settori economici, dal commercio al dettaglio, ai servizi alla persona, dalla ristorazione alle aziende artigiane. Alcune, come è stato accertato, avrebbero fatto ricorso a manodopera in nero senza quindi stipulare alcun contratto di lavoro e dunque in assenza di qualsiasi tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale per i lavoratori. Nel complesso, su un totale di 24 attività controllate, 16 sono le imprese a cui sono state contestate violazioni per le quali è prevista la cosiddetta maxi sanzione, che prevede pesanti conseguenze economiche in proporzione al numero di lavoratori impiegati in nero, oltre al recupero delle contribuzioni previdenziali ed assicurative evase e la conseguente regolarizzazione del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti. A completamento dell'attività di polizia economico-finanziaria sono stati poi eseguiti i controlli sulle scritture contabili delle aziende coinvolte necessari per l'accertamento della connessa evasione fiscale rilevata in capo all'impresa.